C'era una volta un cane da caccia che era uscito per cacciare con il suo padrone. Ad un certo punto vide un leone muoversi tra i cespugli e d'istinto cominciò ad inseguirlo. «Dove vai?» gridò il padrone. Ma nulla da fare, il cane non si fermò. Il leone, vedendolo arrivare, si girò di scatto ed emise un ruggito di avvertimento. Il cane allora, preso dalla paura, si fermò immediatamente e voltatosi ritornò velocemente dal suo padrone. Una volpe, che aveva assistito alla scena, gli chiese sorridendo: «Dove corri?» «Sto inseguendo una lepre», rispose il cane. «Non farmi ridere», replicò la volpe, «ho visto tutto». «E allora?» disse il cane. «Sei una testa matta», concluse la volpe. «Volevi correre dietro ad un leone e non sei stato capace neanche di resistere al suo ruggito». E sghignazzando se ne andò. Il cane, allora, abbassò la testa e, ancora spaventato, ritornò dal suo padrone, il quale lo sgridò per essere stato così incosciente. Cosa vuole insegnarci Esopo con questa favola? Che a volte gli uomini attaccano persone più potenti di loro, ma quando queste provano a difendersi, battono subito in ritirata. Se ti è piaciuto, lascia un grande like. E se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale.